Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture che ho fatto a gennaio. Allora, non vado in ordine, di due libri vi farò vedere l'immagine perché non li trovo più, ce l'ho in casa ma non li trovo. Allora, il primo libro di cui vi parlo, che ho letto, è La fattoria degli animali. È un libro che mi mancava da leggere, ancora non avevo letto, un libro famosissimo e che appunto ho letto a gennaio. Parla di appunto una fattoria dove gli animali si ribellano al fattore, prendono possesso di questa fattoria e l'autogestiscono. Partendo con l'idea di liberarsi del padrone, autogestirsi e appunto non far del male agli animali perché l'uomo è il nemico. I maiali prendono il comando della situazione, però poi le cose non sono tutte belle come si aspettavano gli animali, soprattutto gli altri animali e non i maiali. È un libricino molto molto corto, che vuole parlare delle varie dittature, in particolare questo libro vuole parlare appunto della dittatura comunista, però secondo me si può, di quella sovietica, ma secondo me si può benissimo paragonare a qualsiasi tipo di dittatura. È un libro che non è che mi sia piaciuto granché, non tanto per la trama o per come è scritto, ma perché non lo so, non mi ha dato granché di sensazioni. Un pochino me lo aspettavo, perché in genere io i classici non so perché non riesco mai, quasi mai ad entrare bene nei libri, non mi prendono, non so perché. Comunque era un libro che mi mancava e era un libro che secondo me valeva la pena di leggere. Ho dato 3 stelle, mi sembra, su 5, è una lettura che comunque vi consiglio e che si fa appunto in un giorno, in una giornata, e sono contenta di averla fatta. Altro libro che ho letto, e anche a questo mi sembra ho dato 3 stelle, è La casa delle voci di Donato Carrisi, un libro che ho preso perché ne avevo un pochino sentito parlare, l'avevo trovato poi in super sconto libreria, mi sembra di averlo pagato 5 euro e l'ho preso. Un libro che è scritto abbastanza grande, capitoli corti, quindi si legge molto velocemente e anche la scrittura è molto scorrevole e invoglia anche a leggere. È un thriller, parla di questo psicologo infantile che ipnotizza i bambini per capire se ci sono stati o no degli abusi. Questo psicologo viene contattato da un'altra psicologa australiana. E questa psicologa gli dice che ci sarà una ragazza, quindi una persona adulta, che va da lui perché pensa di aver compiuto un omicidio, ma non si ricorda niente. Lui accetta questo caso, inizia le sedute con questa ragazza, ma succedono delle cose strane. La storia della ragazza non torna, ci sono sotto delle cose che appunto vanno scoperte. Lo psicologo si sente anche un po' in pericolo, non capisce bene la situazione e piano piano si sviluppa tutta la vicenda. Avevo capito dall'inizio praticamente quasi tutto. È un libro che sul finale mi è sembrato molto tirato via, nel senso bastavano 50 pagine in più e il libro secondo me poteva essere un buon libro, non uno dei migliori, ma un libro che si legge, mentre sul finale proprio sembra quasi che manchi un pezzo, nel senso la storia si conclude, ma la fa concludere. Concludere veramente in 3 righe, quando secondo me con qualche pagina in più poteva essere un buon finale, ma non è stato così. Ho visto più o meno, questo è il problema di tutti i vari libri di quest'autore. C'è un secondo volume che, se ho capito bene, riguarda sempre le vicende di questo psicologo infantile, ma la storia in sé è diversa. Non credo che lo leggerò, visto che, insomma, questo libro che ho letto non è che mi abbia proprio fatto impazzire, cioè è stato un libro che ho letto che mi ha fatto passare un po' del tempo, ma non mi ha coinvolto completamente, quindi non credo di leggerlo. In ogni caso è stata una lettura che mi ha fatto passare una giornata in tranquillità e boh, va bene così, però niente di che. Il libro invece più brutto che ho letto è stato questo, Mezzanotte. Allora, questa autrice è un'autrice famosissima soprattutto in Inghilterra e dicono che è al pari della Rowling per appunto per la sua fama.
Io sinceramente, allora, la storia parla di questa bambina che è fissata con le fate, con le fate soprattutto le illustrazioni di un autore. Questa bambina scrive delle lettere a quest'autore che si tiene però per sé, non le spedisce e fa vedere che rapporti ha con la sua famiglia, con il fratello più grande, avrà poi una nuova amica, quindi un po' è una storia per ragazzi. Io però questa storia per ragazzi non la consiglio a nessuno, ci sono delle cose, a parte il libro noioso, noiosissimo, ma a parte questo, ci sono delle cose che a me non sono proprio per niente piaciute. Allora arriva questa ragazza nuova che poi diventerà amica della protagonista. La maestra presenta la ragazza, la bambina alla classe dicendo: starà con noi qualche settimana. Il commento delle compagne di scuola è stato: sarà sicuramente una zingara. E io sono rimasta un po' così, nel senso. Boh, mi sarebbe venuto in mente qualsiasi cosa, ma non questa. Non ho, è stata una frase, un commento che non mi è piaciuto, che non ho capito. Il padre della bambina è una persona ubriaca che tratta malissimo la mamma, ma la tratta veramente male. Fa una sfuriata gigantesca a questa mamma che se ne sta zitta e incassa il colpo. E la bambina commenta, me la sono scritta la frase. Parlando della madre, quella faccia pallida da martire richiamava gli insulti. Cioè, allora, non lo trovo educativo, non lo trovo giusto, cioè, trovo tutta sbagliata. Ci sono degli insegnamenti che passano che secondo me sono orribili, delle frasi in quella che veramente mi hanno fatto arrabbiare. Il padre di lei, che insomma, ubriaco. Fa questi commenti così, vede la figlia, gli fa un commento quasi da maniaco sessuale a un certo punto. Quindi, insomma, non mi è piaciuto per niente e non ve lo consiglio, non leggerò altro di questa autrice. Poi, passando a un libro che mi è piaciuto, ma mi aspettavo molto di più, è Non chiamarmi strega. Ne ho sentito parlare molto bene, c'è anche il secondo libro che però non leggerò perché la storia si conclude qua, quindi non sento l'esigenza di leggere altro. Praticamente segue le vicende di questa donna che fa la guaritrice e delle figlie. Ovviamente scappano perché sono streghe e in tutto il libro praticamente scappano per cercare di non farsi prendere dai cacciatori di streghe per non farsi mettere sul rogo. E la storia praticamente è tutta questa. È carina, scorre bene, ma l'ho trovata molto ripetitiva, abbastanza uguale, nel senso, una volta che si è scappata una volta, due volte, tre volte, poi è sempre un po' un ripetersi di cose. Questa bambina all'inizio non vuole essere una strega proprio perché non vuole fare la vita che sta facendo, la vita poi della madre, vuole essere una persona normale, ma si ritrova in balia degli eventi, in balia della madre. Ma ecco, non è un libro che sinceramente vi consiglio. Non mi è dispiaciuto, ma anche qua una lettura abbastanza mediocre. Un libro che invece mi è piaciuto. E che non è molto famoso in realtà, è Le streghe di Astor Haig. Il libro è questo qua. In Italia è stata pubblicata solo questo libro, in realtà fa parte di una trilogia, mi sembra. Comunque la storia di questo libro può essere considerata autoconclusiva perché tutte le vicende appunto si concludono e quindi va bene anche leggere solamente questo. Parla di questa ragazza che è figlia appunto di due stregoni e frequenta, lei è intanto la cheerleader della scuola, la capetta della scuola e frequenta oltre alla scuola normale, al college normale, frequenta anche la scuola di magia. È una ragazza che dalle primissime pagine può sembrare molto superficiale, attenta solamente alla moda, ai trucchi. In realtà poi si scopre non essere così frivola. Secondo me, anzi, è anche una ragazza molto intelligente. Che cosa succede? Che i genitori di questa ragazza e degli altri ragazzi che hanno poteri magici scompaiono. Non si sa se sono vivi, morti, se sono stati rapiti. Si sa solamente che c'è di mezzo una confraternita di streghe e stregoni cattivi. Quindi questi ragazzi si trovano ad unirsi
e a cercare di capire che fine hanno fatto i genitori e a cercare anche di trovare un modo per sconfiggere i cattivi. È stata una lettura piacevole, scorrevole, i capitoli non sono lunghi, quindi questo facilita secondo me la lettura. Mi è piaciuto molto, l'unica cosa, il finale dove c'è una grande battaglia, che poi non è solamente nel finale, ci sono varie battaglie. Secondo me le scene delle battaglie sono un pochino troppo corte, nel senso, se è una battaglia richiamata, che ce l'aspettiamo da vari capisoli, mi aspetto poi che questa battaglia sia una grande battaglia. In realtà queste battaglie sono un po' tirate via, però al di là di questo mi è piaciuto anche il finale, la storia è carina, fa passare il tempo bene e è un libro che vi consiglio. Non so se si trova ancora, io l'ho preso usato su Vinted, comunque su Vinted si trova, io se riesco a trovarlo su Amazon vi metto comunque i link dei vari libri. Altra lettura che ho fatto a gennaio è stato La vita invisibile di Hedy LaRue, che è un libro che mi è stato appunto regalato per Natale, un libro bellissimo, veramente bellissimo, e è un libro che mi è piaciuto. Non ho dato le stelline piene perché il finale a me personalmente non è piaciuto granché, però questo è un gusto personale. Di che cosa parla? Allora, parla di Hedy LaRue, che è una ragazza che nel 1700 le aspetta una vita da moglie, da madre, e lei non vuole assolutamente questo, quindi fa un patto con degli dèi chiedendo di essere libera. Il dio però che ha accettato questo patto è un dio oscuro che gli dà la libertà nel senso che la rende immortale, ma nessuno può ricordarsi di lei. Quindi, ad esempio, lei va in un albergo, paga, appena sparisce dalla vista dell'albergatore, l'albergatore si scorda di lei e quindi se entra nella stanza crede che Eddie sia entrata di nascosto, che non abbia pagato, quindi lei, nessuno si ricorda di lei. Fino a quando nel 2014 un ragazzo apparentemente sembra che possa ricordarsi di Eddie e quindi tutto cambia. Il libro è un'alternanza di capitoli dove si parla di presente e di passato, si parla della vita di Eddie da prima di questa maledizione fino appunto al 2014 e a questo ragazzo. È un libro dove Eddie cerca praticamente in tutto il libro di lasciare un segno in qualche modo nel mondo, ma per via della maledizione non ci riesce perché qualsiasi cosa le faccia poi viene cancellata, non può appunto lasciare nessun tipo di segno. E è un libro dove c'è molta solitudine e anche per questo c'è un flusso di coscienza, nel senso, visto che nessuno può ricordarsi di lei, Eddie spesso si ritrova a pensare e a buttare lì pensieri, eccetera, quindi parla un po' con se stessa, diciamo così. È un libro che mi è piaciuto. Devo dire che nei capitoli dove si parla del passato li ho trovati un pochino, in alcuni casi, abbastanza simili, nel senso fa vedere come lei riesce a sopravvivere in qualche modo, perché deve farlo, ma li ho trovati abbastanza simili. Mi è piaciuta poi la storia che si va a creare con questo ragazzo. È un libro che vi consiglio, è un libro particolare, la storia è particolare, però comunque mi è piaciuto, anche se non ho dato 5 stelle, ne ho date 4 ed è un libro che nonostante le pagine, perché sono 486 pagine, è un libro che ho letto molto velocemente e che non è affatto male. Ultimo libro letto, anche questo è stato un regalo, è La nona casa. Il primo libro che io ho letto della Bardugo è il primo libro di una serie, ci sarà tratta anche una serie TV da quello che ho capito, è un libro dove si parla di droga, prostituzione, di abusi. Alex, la protagonista di questo libro, ha 20 anni e riesce a vedere i fantasmi. Questa sua dote però le ha creato molti problemi perché tutti pensano che lei sia una matta. E per questo motivo diventa un'emarginata. Questa capacità però che Alex ha la rende interessante agli occhi del velo, la Lete, come si chiama, Lete, Lete, Lite, non lo so, comunque agli occhi del velo. La Lete è una società segreta che opera appunto all'interno di Yale e che ha il compito di controllare tutte le attività magiche che le altre società appunto portano avanti.
Queste società segrete sono 8 case che al loro interno ospitano le pe persone di spicco, l'elite, e che utilizzano la magia per i propri scopi. E Alex si rivela appunto una persona preziosa per questo scopo, perché a Yale il velo che divide il mondo dei morti da quello dei vivi è molto sottile e appunto i fantasmi si aggirano nel campus e lei può vederli, senza l'utilizzo di alcune sostanze che in genere invece le altre persone hanno bisogno. Alex dovrà poi gestire varie situazioni perché il suo mentore sembra essere scomparso e si ritroverà ad investigare su un omicidio di una ragazza. E questo è un libro per adulti, è un fantasy per adulti, ma è un fantasy particolare perché è anche un dark academia, è un fantasy, è un urban fantasy, un fantasy anche poliziesco per quanto mi riguarda, un paranormal fantasy, insomma, ha vari, racchiude vari gruppi, sottogeneri del fantasy. C'è una narrazione ostica, soprattutto nei primi capitoli, devo essere sincera, ho fatto un po' fatica ad entrare nel libro, ma non demordete perché poi ne vale la pena. Non è stata una lettura noiosa all'inizio, ma lenta. C'è una narrazione che non è lineare perché ci sono appunto dei salti nel tempo. Sono salti però fondamentali che servono appunto per comprendere anche Alex e per capire che fine ha fatto il suo mentore. Alex è un personaggio che mi è piaciuto, un personaggio complesso, con una storia importante alle spalle e una storia tremenda e che nasconde molti segreti che vengono poi scoperti piano piano. La cosa che mi ha rallentato più di tutti nelle prime 100 pagine, secondo me, è anche il fatto che l'autrice per ogni personaggio ha messo un nome e un soprannome. Il problema è che non lo viene a dire, quindi se io leggo di Alex, che ne so, Alex è in camera sua che sta leggendo il libro, l'appassiona moltissimo, Annalisa, poi si va a lavare i denti e io ero lì, ma chi è questa? Tornavo indietro e non capivo. Mi ci è voluto un po' per capire che i vari personaggi hanno un nome e un soprannome, quindi anche questo mi ha un po' confuso all'inizio, mi ha rallentato tantissimo la lettura. Però poi, dopo queste 100 pagine, il libro scorre tantissimo, soprattutto sul finale. Mi è piaciuto tantissimo, sia per le tematiche, sia per la storia che ho trovato molto originale, e sia per i personaggi. Tanti dicono che basta leggere questo, non importa continuare, perché la storia è autoconclusiva per un certo, punto di vista. Secondo me no, nel senso, tante cose si chiudono, ma la cosa principale, no. Quindi io devo sapere com'è che va a finire questa cosa, non si può finire così un libro, quindi io continuerò sicuramente ad andare avanti una volta che uscirà il secondo libro. Vi consiglio appunto di leggerli tutti, non pensate, secondo me è, non pensate di prendere questo e leggerlo come libro autoconclusivo, a meno che non vi piacciono i finali aperti, a me non piacciono per nulla, quindi vi consiglio di continuare. Un libro, appunto, ripeto, mi è piaciuto molto, non ho dato 5 stelle solo per quei capitoli iniziali, ma è un libro che mi è piaciuto e voglio leggere altro dell'autrice. Il primo libro della trilogia della Grishaverse, e quindi continuerò con quello aspettando il secondo volume, però comunque è un libro che vi straconsiglio. Ok, quindi questi sono stati i libri che ho letto a gennaio. Fatemi sapere che cosa avete letto voi, se avete qualche libro da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!